Da Venezia per Venezia Brescia, Giuseppe Bisantis. Bellissima giornata di sole a Venezia per questo Venezia Brescia che vede i padroni di casa virtualmente retrocessi in Serie B e giocare solo per salvare la faccia. Il Brescia che invece al quart'ultimo posto ha l'irripetibile opportunità di vincere in trasferta e di mettersi in posizione buona per la volata a salvezza. Subito le formazioni tra Venezia e Brescia. Il Venezia schiera Rossi in porta, Conte, Bilica, Pavane, Bettarini in difesa, Bressan, Anderson, Marasco e De Franceschi a centrocampo, Maniero e Magallanes di punta. Nel Brescia che deve rinunciare agli squalificati Calori e Toni, Castellazzi e il portiere, Bonera, Petruzzi, Mangoni in difesa, Scioppa, Antonio Filippini, Giunti, Emanuele Filippini e Sussi a centrocampo, Caracciolo e Tare di punta. Sono due attaccanti che superano il 1,90 m. Ci credono i tifosi bresciani, sono più di 2000 arrivati a Venezia, ovviamente a bordo di una motonave qui all'isola di Sant'Elena. Non più di 3000 i veneziani con ampi vuoti sugli spalti. Arbitrerà Trenta Lange di Torino, linea allo studio. Abbiamo superato da poco l'11°, Venezia e Brescia sono ancora ferme sullo 0-0, Venezia in campo con la consueta divisa nera con inserti arancioni e verdi, il Brescia con un completo bianco e la caratteristica V azzurra sul petto. Finora da segnalare un ammonito, il veneziano Marasco al terzo per non aver rispettato la distanza su una punizione dal limite, e la punizione dal limite del Brescia battuta da Giunti a Palombella che è terminata di poco alta sulla traversa. Per il resto gara equilibrata con una leggera supremazia del Brescia. Intanto i tifosi bresciani sono aumentati, adesso sono più di 3000, 11 minuti e 40 secondi, Venezia 0, Brescia 0, linea allo studio. Superato da pochi secondi il 25°, sempre 0-0 tra Venezia e Brescia, partita che offre poco anche se il Brescia adesso prova ad attaccare. Seguiamo questa azione prima di girare la linea allo studio, è molto confusa, Petruzzi fa spiovere in aria, c'è Caracciolo per l'austriaco Schopp che tocca all'indietro, palla adesso per Antonio Filippini, siamo nei pressi dell'area di rigore, ci entra in questo momento, palla che spiove in aria e la difesa della Venezia allontana. Null'altro da segnalare, 25 minuti e 40 secondi, Venezia 0, Brescia 0. E sul versante di sinistra Cherubini, il pallone Venezia in vantaggio sul Brescia, gol di Magallanes al 41°, su azione velocissima di contropiede Maniero Magallanes, e il Venezia ha sbloccato il punteggio. Venezia 1, Brescia 0 e la linea torna a Salerno. Venezia Brescia. Il primo tempo è terminato anche a Venezia, il Venezia in vantaggio sul Brescia per 1-0 grazie al gol realizzato al 41° da Magallanes con un perfetto diagonale rasoterra. Azione ora da parte del Chievo all'altezza della bandierina. Attenzione, è stato assegnato un calcio di rigore al Brescia per fallo su Salgado, richiamerò quando tutto è pronto. E Cirillo, tattica che sta pagando perlomeno sotto il profilo dell'impegno. Attenzione Dotto, tutto è pronto a Venezia per il calcio di rigore per il Brescia, c'è Giunti sul pallone, il fallo era stato di Bilica su Salgado, fischia Trenta Lange, parte Giunti, il tiro gol, portiere da una parte, pallone dall'altra, e il Brescia dunque al decimo ha pareggiato. Venezia 1, Brescia 1, a terra linea. Nono minuto e 0-0 sempre tra Fiorentina e Udinese, dunque Gonzales al posto Brescia di Amoroso. Brescia in vantaggio a Venezia, il gol di Salgado, giocatore cileno, è entrato in campo a inizio ripresa, che si è procurato il rigore e adesso ha portato in vantaggio la sua squadra, gol importantissimo. È il 13°, Venezia 1, Brescia 2, a terra linea. 24 minuti e 30 secondi della ripresa, dunque il Brescia ha ribaltato il punteggio, adesso conduce per 2-1 sul Venezia. Diciamo anche che Carlo Mazzone a inizio ripresa aveva effettuato 3 cambi, Iliana, Binotto e Salgado per Tare, Antonio Filippini e Schopp, e Salgado, giovanissimo cileno di 21 anni, gli ha dato ragione prima, ha ottenuto il fallo da rigore per un intervento di Bilica spalla a spalla, rigore trasformato da Giunti al decimo, e poi lo stesso Salgado con un tiro da dentro l'area di rigore al 13° ha portato la sua squadra sul 2-1. Venezia che ha reagito vicino al pari poco fa al 23° con un colpo di testa ravvicinato di Bressan che è andato a sfiorare il palo. 25 minuti, Venezia 1, Brescia 2, linea allo studio. C'è il primo finale in Serie A, arriva da Venezia dove il Brescia ha battuto il Venezia per 2-1. Sì. Importante la vittoria del Brescia per 2-1 sul campo del Venezia. I bresciani sono stati sotto nel primo tempo grazie a un gol di Magallanes del Venezia al 41°. Nel secondo tempo Mazzone ha cambiato tutto, ha messo in campo soprattutto il giovanissimo interessante cileno Salgado. Salgado si è prima procurato il rigore alla nona. Scusa Bisanti, si è finita la partita della Rechi, la Salernitana ha battuto il Napoli per 3-1. Grazie, vado a chiudere da Venezia al nono, rigore per fallo di Bilica su Salgado, trasforma Giunti per l'1-1 e 3 minuti dopo al 13° lo stesso Salgado segna il 2-1 che è anche il risultato finale.